guardando i mesi che abbiamo vissuto, qual è stato l'impatto della pandemia a San Giovanni Lupatotto, sia sui cittadini ma anche sull'amministrazione? Sì, io direi proprio l'impatto sul territorio. La pandemia ha investito anche questo territorio. Per la verità, come amministrazione, abbiamo assunto immediatamente tutti i provvedimenti di salvaguardia necessari, grazie anche a una guida importante regionale, quella del nostro governatore Zaia. E direi anche grazie ad un lavoro di squadra molto forte, e ne approfitto per ringraziare il presidente della provincia, Manuel Scalzotto, fatto proprio con tutti i colleghi della provincia di Verona. Sono stati momenti concitati, le decisioni da prendere erano importantissime. Abbiamo anticipato molti provvedimenti che poi governativi che sono arrivati poi di lì a poco successivamente, ma con quel tanto di lasco di tempo che avrebbe potuto comportare delle conseguenze molto, molto dannose. San Giovanni Lupatotto, le do un dato: nei primi 5 mesi di quest'anno ha registrato un numero di decessi superiore di 7 unità, di 7 persone, rispetto ai primi 5 mesi del 2019. Quindi ovviamente la vita di una persona non ha valore, però sotto il profilo del dato numerico, diciamo così, non abbiamo subito quel disastro che invece è stato registrato in altri territori. Ovviamente però ha comportato una risposta immediata sia da parte dell'amministrazione, sia da parte di tutti i cittadini, ma anche del tessuto produttivo. Tenga presente una cosa, sentendo Confindustria, sentendo Appindustria, avendo noi anche nel tessuto produttivo molte industrie del mercato, del settore agroalimentare, San Giovanni Lupatotto si è fermato per il 50, massimo 60% come attività produttiva. Quindi lei capisce, vuol dire che c'è stata una risposta immediata di salvaguardia dei lavoratori da parte degli imprenditori, cioè atteggiamenti molto responsabili, che hanno permesso di proseguire l'attività senza che questo diventasse occasione di contagi, perché sarebbe stato, la situazione sarebbe stata ben più grave. Devo dire anche che abbiamo anche una residenza per anziani gestita dalla Pia Opera in modo egregio, perché anche lì non abbiamo registrato problemi e poteva essere anche quello un settore delicatissimo. Ecco, come amministrazione, ora guardando avanti, quali sono i passi che avete preso, ma anche da prendere per il futuro? Sì, guardi, io distinguerei due macro filoni: l'attenzione alle situazioni di fragilità, quindi all'emergenza economica. Noi abbiamo continuato a erogare i buoni pasto anche una volta terminata la provvidenza nazionale, cioè la somma di 134.000 euro che ci aveva dato lo Stato, cioè abbiamo stanziato noi per proseguire in questo percorso. Non ci siamo ancora fermati. Per le famiglie che hanno bisogno di buoni pasto, il Comune c'è. E da lì, per dire che abbiamo proseguito con tutta una serie di provvidenze economiche, grazie naturalmente ad un'organizzazione che non è stata approntata soltanto per il periodo del Covid, ma che c'era già. Ecco. Non solo, molta attenzione è ancora posta per la salvaguardia della salute, e quindi l'attenzione ai controlli, la stessa organizzazione della macchina comunale. Ovviamente macchina comunale, che significa anche partecipate, non significa soltanto dipendenti del comune, ecco, ma chi si occupa del servizio di raccolta rifiuti, chi si occupa del gas, chi si occupa, ecco, tutti quei servizi che vengono erogati tramite il comune, anche indirettamente attraverso società partecipate. L'altro filone invece è quello, diciamo così, di ripartenza, con servizi che bisogna erogare
alle famiglie perché i genitori possano tornare a lavorare, con servizi che bisogna erogare al commercio, alle imprese, e anche sotto questo profilo è stato fatto molto. Ricordo non soltanto nella riduzione delle imposte e tasse che costituiscono pur sempre un aiuto per la ripresa, per evitare in momenti magari di scarsa liquidità dovute alle chiusure che gli operatori non siano in grado poi di far fronte ai pagamenti, ecco, al pagamento delle bollette. E questo l'abbiamo fatto sia attraverso la società partecipata di vendita del gas e della luce. Le faccio questo esempio perché è un esempio interessante. Noi abbiamo avuto un ammanco rilevante nei pagamenti delle bollette del gas e dell'energia elettrica, ma non abbiamo estromesso nessuno, non abbiamo chiuso nessun contatore, abbiamo raggiunto singolarmente tutti coloro che hanno manifestato questa difficoltà e ci siamo accordati con loro per un piano di rientro che fosse il più possibile personalizzato. Questa è una cosa che può fare il pubblico, no? Certamente è difficile che il privato possa assicurare un intervento di questo tipo, ma interventi sono stati fatti direttamente. Mi riferisco ai plateatici, mi riferisco alla riduzione della Tari per la parte variabile, per il periodo di chiusura, come sarebbe stato giusto, ecco. E diventa questo importantissimo. Mi riferisco a tante risposte che ha potuto dare il Comune grazie appunto ad un piano strategico preciso, dettagliato. Da ultimo voglio ricordare che per i centri estivi il Comune ha triplicato i posti a disposizione, pur essendo triplicati i costi per il Comune. Ecco, anche qui grazie a progetti che partono da qualche anno fa. E i Family Più, ad esempio, è uno di questi, perché noi avevamo già previsto per le famiglie periodi estivi o al di fuori del periodo scolastico per accudire i bimbi anche da 0 a 3 anni.